Una buia sera di settembre, verso le dieci, al medico della provincia Kirilov morì di difterite l'unico figlio, Andrei, di sei anni. Quando la moglie del dottore si lasciò cadere in ginocchio davanti al lettuccio del bambino morto e la salì il primo accesso di disperazione, nell'anticamera tintinnò bruscamente il campanello. In considerazione della difterite, Tutta la servitù fin dal mattino era stata mandata fuori di casa. Kirillov, così com'era, senza giacca col panciotto sbottonato, senza asciugarsi il viso umido né le mani bruciate dall'acido fenico, andò in persona ad aprir la porta. L'anticamera era buia e dell'uomo che era entrato, si poteva distinguere soltanto la statura mezzana, la sciarpa da collo bianca e la grossa faccia oltremodo pallida. Così pallida che per effetto della sua comparsa nell'anticamera, questa pareva essersi fatta più chiara. Il dottore è in casa? domandò in fretta il visitatore. Sono io, rispose Kirillov. Che cosa volete? Ah, siete voi. Lietissimo! si rallegrò il visitatore e prese a cercare nell'oscurità la mano del dottore. La trovò e la strinse forte tra le sue mani. Molto, molto lieto. Noi ci conosciamo. Io sono a Bogin e vi il piacere di vedervi quest'estate da Niucef. Sono felicissimo di avervi trovato in casa. Per amor di Dio, non ricusate di venir subito da me. Mi è ammalata gravemente la moglie. Ho con me la vettura. Dalla voce e dai movimenti del visitatore si poteva notare che egli si trovava in uno stato di forte eccitazione. Come una persona spaventata da un incendio o da un cane arrabbiato, reprimeva a stento il suo respiro affannoso. Parlava in fretta, con voce tremante e una non simulata sincerità. Una specie di pusillanimità infantile risuonava nelle sue parole. Come tutte le persone spaventate e intontite, parlava con brevi frasi a scatti e pronunciava molte parole superflue del tutto fuori di luogo. Temevo di non trovarvi in casa, continuava, mentre venivo da voi ho sofferto da morire. Vestitevi e andiamo, per amor di Dio. La cosa è andata così. «Viene da me Papcinski Aleksandr Semionovich, che voi conoscete. Parlammo un poco, poi sedemmo per prendere il tè. E a un tratto mia moglie manda un grido. Si preme una mano al cuore e cade sulla spalliera della sedia. La portammo sul letto e io avanti a stropicciare le tempie con ammoniaca e a spruzzarla d'acqua. Sta distesa come morta. Temo che sia un aneurisma. Tantiamo. Anche suo padre morì di aneurisma». Kirillov ascoltava e taceva come se non capisse la parlata russa. Quando Abocin accennò ancora una volta a Papcinski al padre di sua moglie e ancora una volta cominciò a cercare nell'oscurità la mano del dottore, questi scrollò il capo e disse, strascicando apaticamente ogni parola, «Scusatemi, ma non posso venire. Cinque minuti fa vi... Mi... è morto mio figlio». «Possibile», murmurò Abocin facendo un passo indietro. «Dio mio!» In che ora poco propizia son capitato? Un giorno incredibilmente disgraziato. Incredibilmente! Che coincidenza! E come a bella posta! A Bogin afferrò la maniglia della porta e chinò il capo. Si vedeva che tentennava e non sapeva che fare: se andarsene o continuare a pregare il dottore. Ascoltate, disse egli con calore, prendendo Kirillov per la manica: Io comprendo perfettamente la vostra situazione. Dio lo vede. Ho vergogna di sollecitare in un momento simile la vostra attenzione. Ma che posso fare? Giudicate voi stesso. Da chi potrei andare? Sì. Oltre a voi qui non c'è un altro medico. Andiamo, per amor di Dio. Non vi prego per me. Non sono io il malato. Seguì un silenzio. Kirillov voltò il dorso ad Abugin, ristette un poco e lentamente passò dall'anticamera in sala. A giudicare dalla sua andatura incerta, meccanica, dall'attenzione con la quale in sala giustò sulla lampada che non era accesa il paralume e gettò un'occhiata a un grosso libro che stava sulla tavola, egli non aveva in quei momenti né intenzioni né desideri, non pensava a nulla e probabilmente non ricordava più che nella sua anticamera stava un estraneo. La penombra e il silenzio della sala accrebbero a quanto pare il suo intontimento. Andando dalla sala nel suo studio, alzava il piede destro più che non occorresse, cercava con le mani gli stipiti dell'uscio, e intanto in tutta la sua figura si avvertiva una certa qual perplessità, come se gli fosse capitato nell'appartamento di un altro, o se per la prima volta in vita sua si fosse ubriacato e ora si abbandonasse esitante dalle sue nuove sensazioni. Lungo una parete dello studio, sugli armadi pieni di libri, si allungava una larga striscia di luce. Quella luce proveniva, insieme con un grave, soffocato odore di acido fenico e di etere, dall'uscio socchiuso che dallo studio metteva in camera. Il dottore si lasciò andare su una poltrona, davanti alla tavola. Per un minuto guardò assonnato i suoi libri illuminati. Poi si alzò e andò in camera. Lì, in camera, regnava una morta quiete. Ogni cosa, fino all'ultima minuzia, parlava eloquentemente della burrasca da poco attraversata, di una grande stanchezza, e ogni cosa riposava. Una candela, che stava su uno sgabello tra una folla compatta di fiale, di scatole e di boccette, e una grossa lampada sul cassettone, rischiaravano vivamente tutta la stanza. Sul letto, accosto alla finestra, taceva un bambino con gli occhi aperti e un'espressione di meraviglia sul volto. Egli non si muoveva, ma i suoi occhi aperti parevano a ogni istante farsi più scuri e affondarsi nell'interno del capo. Con le mani posate sul corpo e il viso nascosto nelle pieghe della coperta, stava inginocchiata davanti al letto la madre. Al pari del bambino non si muoveva, ma quanto movimento vivo si indovinava nelle curve del suo corpo e nelle sue mani. Si serrava a letto con tutto l'essere suo, con forza e avidamente, come se temesse di turbare il calmo e comodo atteggiamento che aveva infine trovato per il suo corpo stanco. Le coperte, gli stracci, le bacinelle, le pezze sul pavimento, i pennelli e i cucchiai sparsi dappertutto, una bottiglia bianca d'acqua di calce, l'aria stessa soffocante e greve. Tutto si era come irrigidito e immerso nella quiete. Il dottore si fermò accanto alla moglie, ficcò le mani nelle tasche dei calzoni e, chinata la testa da un lato, fissò lo sguardo sul figlio. Il suo viso esprimeva indifferenza. Solo dalle goccioline luccicanti sulla sua barba si poteva scorgere che poco prima aveva pianto. Quel repellente orrore a cui si pensa quando si parla di morte. Era assente dalla sua camera. Nella catalessi generale, nell'atteggiamento della madre, nell'indifferenza del viso del dottore, c'era anche un che di attirante che toccava il cuore, precisamente quella tenue, appena afferrabile bellezza del dolore umano, che non tanto presto si imparerà a capire e a descrivere, e che soltanto la musica pare sa rendere. Si sentiva una bellezza anche nel tetro silenzio. Kirillov e sua moglie tacevano e non piangevano, come se, oltre la gravità della perdita, sentissero consapevolmente anche tutto il lirismo della loro situazione. Come una volta a suo tempo era passata la loro giovinezza e come ora, insieme con quel ragazzo, si dileguava per sempre, nell'eternità, anche il loro diritto di avere bambini. Il dottore aveva 44 anni, era già brizzolato e aveva l'aria di un vecchio. Sua moglie, sfiorita e malata, era trentacinquenne. Andrei era non solo l'unico ma anche l'ultimo figlio. In contrapposto a sua moglie, il dottore apparteneva a quelle nature che, nei momenti di dolore morale, provano il bisogno di muoversi. Dopo aver sostato accanto alla moglie un cinque minuti, egli, levando in alto il piede destro, passò dalla camera in una piccola stanza occupata a metà da un grande ampio divano. E di lì in cucina, dopo aver vagato un po' intorno alla stufa e al letto della cucina, si chinò e per un piccolo uscio arrivò in anticamera. Lì tornò a vedere la sarpa da collo bianca e la faccia pallida. Finalmente, sospirò Abogim, afferrando la maniglia della porta. «Andiamo, vi prego!» Il dottore sussultò, lo guardò e si ricordò. «Sentite, vi ha pur già detto che m'è impossibile venire», disse egli animandosi. Che cosa strana. Dottore, io non sono un pezzo di legno, capisco benissimo la vostra situazione, vi compiango, disse con voce supplichevole a Bogin portando la mano alla sua sciarpa da collo. Ma io non vi prego mica per me, sta morendo mia moglie. Se aveste udito quel grido, veduto il suo viso, capireste la mia insistenza. Dio mio, pensavo già che foste andato a vestirvi. Dottore. Il tempo è prezioso. Andiamo, ve ne prego. Io non posso venire, disse Kirillov con pause e fece un passo in sala. Abogin lo seguì e lo afferrò per la manica. Voi avete un dolore, lo capisco, ma io non vi invito a venir curare dei denti né a fare una perizia, bensì a salvare una vita umana, Egli gli seguitò a supplicare come un mendicante. Quella vita è al di sopra di ogni dolore personale. Su, via. Vi chiedo dell'eroismo un atto magnanimo, in nome del sentimento umanitario. Il sentimento umanitario è un'arma a due tagli, disse irritato Kirillov. In nome dello stesso sentimento umanitario vi prego di non condurmi via. E che cosa strana, per Dio. Sto appena in piedi e voi cercate di farmi impressione col sentimento umanitario. In questo momento non sono buono a nulla. Non verrò a nessun costo. E poi a chi lascerei mia moglie? No, no. Kirillov agitò le mani e indietreggiò. E. e non pregatemi, continuò, sgomento. Scusatemi. Secondo il volume 13 delle leggi, io ho l'obbligo di venire e voi avete il diritto di trascinarmi per il colletto. Fate pure, trascinatemi. Ma io non sono buono a nulla. Perfino di parlare non sono in grado. Scusate. Invano, dottore, vi parlate con un simile tono, disse Abogin, prendendo di nuovo il dottore per la manica. Se ne vada con Dio il volume tredici. Di far violenza alla vostra volontà, io non ho alcun diritto. Se volete, venite, se non volete, andate con Dio, ma io non mi rivolgo alla vostra volontà, bensì al vostro sentimento. Sta morendo una giovane donna, ora vi dite vi è morto il figlio. Chi dunque, se non voi, potrebbe capire il mio spavento? La voce di Abogin tremava dall'agitazione. Quel tremito, quel tono avevano ben più forza persuasiva che le parole. Abogin era sincero, ma cosa singolare? Qualunque frase gli dicesse, tutte gli riuscivano artificiose, senza anima, inopportunamente fiorite e pareva persino che offendessero l'atmosfera dell'appartamento del medico. E la donna che laggiù stava morendo. Egli stesso lo sentiva, e perciò, temendo di non essere compreso, si sforzava quanto più poteva di dare alla sua voce dolcezza e tenerezza per far presa, se non con le parole, almeno con la sincerità del tono. In generale, una frase, per bella e profonda che sia, agisce soltanto sugli indifferenti, ma non sempre può pagare chi è felice o infelice. E perciò, suprema espressione della felicità o dell'infelicità, appare il più spesso il silenzio. Gli innamorati meglio si comprendono a vicenda quando tacciono, mentre un discorso caloroso, appassionato, detto su una tomba, commuove solo gli estranei. Alla vedova invece e ai figli del morto sembra freddo e insignificante. Kirillov stava lì e taceva. Quando Abogin ebbe detto ancora alcune frasi sull'alta missione del medico, sull'abnegazione, eccetera. Il dottore domandò tetro: C'è da andare lontano? Qualcosa come tredici, quattordici verste. Ho dei cavalli ottimi, dottore. Vi do la parola d'onore che vi porterò fin là e poi indietro in un'ora. Un'ora soltanto. Le ultime parole agirono sul dottore più fortemente dei richiami al sentimento umanitario o alla missione del medico. Egli pensò un poco e disse con un sospiro Bene, andiamo. Rapidamente, con passo ormai sicuro, andò nel suo studio, e di lì a poco tornò con indosso una lunga giubba. Trotterellando intorno a lui e strisciando ai piedi, a bogino rellegrato lo aiutò a infilare il pastrano, e insieme con lui uscì dalla casa. Fuori era buio, ma più chiaro che nell'anticamera. Nell'oscurità si delineava ormai chiaramente l'alta figura un po' curva del dottore, con una lunga e stretta barba e un naso aquilino. Di Abogin, oltre la faccia pallida, si vedevano ora la grossa testa e il piccolo berretto studentesco che gli copriva appena il sommo del capo. La sciarpa da collo biancheggiava solo davanti, di dietro, invece, era nascosta sotto i lunghi capelli. Credetemi, io saprò so apprezzare la vostra magnanimità, mormorava Abogin facendo salire il dottore in un carrozzino. «Arriveremo svelti, e tu, Yuka, colombello, va, più presto che puoi, ti prego!» Il cocchiere andava velocemente. Dapprima si allungò una fila di brutte costruzioni che fiancheggiavano il cortile dell'ospedale. Dappertutto era buio, solo in fondo al cortile, dalla finestra di qualcuno, attraverso il giardinetto filtrava una vivida luce. E tre finestre all'ultimo piano del caseggiato parevano più pallide dell'aria. Poi il carrozzino uscì fuori nella nebbia fitta. Lì si sentiva odore di funghi e di umido e si sentiva il sussurrio degli alberi. Le cornacchie, svegliate dal rumor delle ruote, si agitarono tra il fogliame e levarono grida inquiete e lamentose, come sapessero che al dottore era morto il figlio e che a aveva la moglie malata. Ma ecco baluginare degli alberi isolati. I cespugli luccicò tetro uno stagno sul quale dormivano delle grandi ombre nere e il carrozzino corse via su un terreno piano e liscio. Le grida delle cornacchie si udivano ormai sorde indietro e lontano e presto cessarono affatto. Per quasi tutta la strada, Kirilov e Abogin stettero zitti. Solo una volta, Abogin sospirò profondamente e borbottò: Che tormento! Non siamo mai tanto i nostri cari come quando si corre il rischio di perderli. E mentre il carrozzino traghettava lentamente il fiume, Kirillov d'improvviso si riscosse, come se lo avesse spaventato lo sciabordio dell'acqua, e prese a muoversi. Sentite, lasciatemi andare, disse angosciosamente, verrò da voi dopo. Vorrei soltanto mandare da mia moglie l'infermiere. Lei è sola. La Bogin taceva. Il veicolo, vacillando e picchiando sui sassi, attraversò la riva sabbiosa e corse oltre. Kirillov si agitò, pieno di angoscia, e guardò attorno a sé. Dietro, alla fioca luce delle stelle, si scorgeva la strada e i salici della sponda che si perdevano nelle tenebre. A destra si stendeva una pianura, uniforme e senza confini come il cielo. In lontananza, qua e là, probabilmente, nelle torbiere brillavano dei lumicini foschi. A sinistra, parallelamente alla strada, si allungava una collina, tutta ricciuta di piccoli cespugli, e sopra la collina stava immobile una grande mezzaluna rossa, leggermente velata di nebbia e circondata da minute nuvolette, che parevano guatarla da tutte le parti e farle la guardia perché non se ne andasse. In tutta la natura si sentiva qualcosa di sfiduciato. La terra, come una donna perduta che se ne stia sola in una stanza sicura e cerchi di non pensare al passato, si struggeva nei ricordi della primavera e dell'estate, mentre aspettava con apatia l'inevitabile inverno. Dovunque si volgesse lo sguardo, dappertutto la natura si presentava come una fossa buia, infinitamente profonda e fredda, di dove non avrebbero potuto trarsi né Kirillov né Abogin nella né rossa mezzaluna. Quanto più il carrozzino si avvicinava alla meta, tanto più Abugin si faceva impaziente. Si muoveva, sobbalzava, fingeva lo sguardo davanti a sé, di sopra la spalla del cocchiere. E quando infine il veicolo si arrestò, presso un terrazzino graziosamente drappeggiato con una tenda di tela a righe, ed egli guardò le finestre illuminate del primo piano, si poteva dire come tremava il suo respiro. Se accadrà qualche cosa, io non sopravviverò, disse entrando col dottore nell'anticamera e stropicciandosi agitato le mani. Ma non si sente nessun trambusto. Dunque, per il momento va ancora tutto bene, soggiunse, tendendo l'orecchio al silenzio. Dall'anticamera non si udivano né voci né passi, e tutta la casa pareva dormire, benché fosse vivamente illuminata. Ormai il dottore e Abogin, fino a quel momento rimasti nell'oscurità, potevano osservarsi l'un l'altro. Il dottore era alto, un po' curvo, sciattamente vestito e con un viso non bello. Un che di brusco, di poco affabile e di severo, si esprimeva nelle sue labbra grosse come quelle di un negro, nel suo naso aquilino e nello sguardo fiacco, indifferente. La testa spettinata, le tempie infossate, la precoce brezzolatura della lunga e stretta barba attraverso la quale traspariva il mento, la carnagione di un grigio pallido e i modi non curanti, angolosi, tutto ciò, con la sua ruvidezza, faceva pensare a strettezze, ad avversità sopportate, a una grande stanchezza della vita e degli uomini. Guardando tutta la sua figura rinsecchita, non si poteva credere che quell'uomo avesse una moglie che potesse piangere per un bambino. Abogini, invece, aveva un aspetto diverso. Era un biondo robusto e solido, con una gran testa e lineamenti grossi, ma dolci, vestito con eleganza, all'ultima moda. Nel suo portamento, nel panciotto bene abbottonato, nella criniera nel volto, si sentiva un che di nobile, di leonino. Egli camminava tenendo eretta la testa e sporgendo in avanti il petto. Parlava con una gradevole voce baritonale, e nei modi coi quali si toglieva la sciarpa dal collo, si rabbiava i capelli, traspariva una fine, quasi femminea eleganza. Perfino il suo pallore e la paura infantile con cui, levandosi il pastrano, gettava occhiate su per la scala, non nuocevano il suo portamento e non sminuivano l'aspetto di sazietà, di salute e di sicurezza che ispirava da tutta la sua figura. «Non c'è nessuno e non si sente nulla», disse facendo qualche passo su per la scala. «Non c'è trambusto? Lo voglia Dio!» Egli guidò il dottore attraverso l'anticamera in una gran sala, dove spiccava nero un pianoforte e pendeva un lampadario entro una fodera bianca. Di lì passarono entrambi in un piccolo salotto, molto comodo e bello, pieno di una simpatica penombra rosea. Ecco, sedete un momento qui, dottore, disse Bogin, e io vengo subito. Vado a dare un'occhiata e ad avvertire. Kirillov restò solo. Il lusso del salotto, la piacevole penombra e la stessa presenza sua, che aveva sapore di avventura, nella casa sconosciuta di un altro, evidentemente non lo toccavano. Seduto sulla poltrona, esaminava le sue mani, bruciate dall'acido fenico. Solo di sfuggita egli scorse il paralume di un rosso vivo, la custodia di un violoncello, poi, avendo sbirciato dalla parte donde veniva il ticchettio di un orologio, Notò un lupo impagliato, robusto e grasso quanto Abogin stesso. C'era silenzio. In qualche punto lontano delle stanze attigue qualcuno pronunciò forte un ah. Tintinnò uno sportello a vetri, probabilmente quello di un armadio, e tutto si chetò di nuovo. Dopo aver atteso un cinque minuti, Kirillov smise di osservarsi le mani e alzò gli occhi verso l'uscio, dietro al quale era sparito Abogin. Sulla soglia dell'uscio stava Bougie, ma non quello che era uscito. La sua espressione di sazietà e di fine eleganza era scomparsa. Il suo viso, le mani e l'atteggiamento erano alterati da una disgustosa espressione, mista di terrore e di tormentoso dolore fisico. Il suo naso, le labbra, i baffi, tutti i suoi lineamenti erano in moto e pareva che cercassero di staccarsi dal viso. Gli occhi poi sembravano ridere dal dolore. Abogin avanzò pesantemente a gran passi nel mezzo del salotto. Si curvò, gemette e agitò i pugni. Mi ha ingannato, gridò premendo fortemente sulla sillaba na. Ingannato. Se n'è andata. Se era finta malata e mi aveva mandato in cerca di un dottore soltanto per fuggire con quel buffone di Papcinski, Dio mio. Abogin mosse pesantemente verso il dottore. Tese verso la sua faccia i pugni bianchi e molli e agitandoli continuò ad urlare: Se n'è andata! M'ha ingannato! Via! Perché questa menzogna? Dio mio, Dio mio! Perché questo sudicio stratagemma da baro? Questo gioco diabolico da serpente? Che cosa le avevo fatto? Se n'è andata! Le lacrime gli sgorgarono dagli occhi. Egli si rigirò su di un piede e prese a camminare per il salotto. Adesso, con la sua giacca corta e i calzoni stretti alla moda, entro i quali le gambe parevano sproporzionatamente sottili. Con la sua grossa testa e la criniera rassomigliava oltremodo a un leone. Il viso indifferente del dottore si illuminò di curiosità. Egli si alzò e osservò a Scusate, dov'è dunque la malata? domandò. La malata, la malata! gridò Bocin ridendo, piangendo e continuando ad agitare i pugni. «Non la malata, ma la maledetta!» «Una bassezza, una cosa ignobile, che più sporca non l'avrebbe ideata, mi pare, il demonio in persona!» «Mi ha mandato via per fuggire, fuggire con un buffone! Uno stupido pagliaccio, un Alphonse!» «Oddio! Sarebbe meglio che fosse morta! Io non lo sopporterò, non lo sopporterò, io!» Il dottore si raddrizzò, i suoi occhi ammiccarono si riempirono di lacrime. La barba sottile si mosse a destra e a sinistra, insieme con la mascella. Scusate, come mai questo? domandò, guardandosi attorno con curiosità. A me è morto il bambino, mia moglie nell'angoscia, sola in tutta la casa. Io stesso sto appena in piedi, per tre notti non ho dormito. E che dunque? Mi si fa recitare una parte in non so che volgare commedia, la parte di un accessorio teatrale. «Non... non capisco.» gli disserrò un pugno, scagliò sul pavimento un biglietto spiegazzato e lo calpestò come fosse un insetto che si vuole schiacciare. «E io non vedevo, non capivo!» diceva fra i denti serrati, agitando il pugno accanto al proprio viso con un'espressione come se gli si fosse pestato un callo. «Io non notavo che lui veniva ogni giorno. Non ho notato che oggi era venuto in carrozza. Perché in carrozza?» E io non vedevo niente, babbeo! Non, non capisco, mormorava il dottore. Che roba è mai questa, infatti? È schernire le personalità altrui? È beffarsi delle sofferenze umane? È qualcosa di impossibile. Vedo questo per la prima volta in vita mia. Con la meravigliosa ottusità dell'uomo che ha appena cominciato a capire di essere stato gravemente oltraggiato, il dottore si strinse nelle spalle. Allargò le braccia e, non sapendo che dire, si abbandonò esausto sulla poltrona. Beh, hai cessato di amarmi. Ti sei innamorata di un altro ed io ti accompagni. Ma perché poi l'inganno? A che scopo questo ignobile, fraudolento trucco! diceva con voce di pianto a Bugine. A che scopo e perché? Che cosa ti avevo fatto? Sentite, dottore! disse calorosamente avvicinandosi a Kirillov. Voi siete stato involontario testimonio della mia sventura. E io non starò a nascondervi la verità. Vi giuro che amavo quella donna. L'amavo devotamente, come uno schiavo. Per lei ho sacrificato tutto. Ho litigato con la parentela. Ho piantato il servizio e la musica. E ho perdonato ciò che non avrei saputo perdonare a mia madre o a mia sorella. Non una volta la guardai di sbieco. Non le davo nessun motivo. Perché dunque questa menzogna? Io non esigo l'amore. Ma perché questo turpe inganno? Se non mi ami, dillo francamente, onestamente, tanto più che conosci le mie opinioni al riguardo. Con le lacrime agli occhi, tremando in tutto il corpo, Abogin effondeva con sincerità l'anima sua dinanzi al dottore. Parlava calorosamente, premendosi tutte e due le mani al cuore, svelava i suoi segreti di famiglia senza la minima esitazione. E sembrava perfino lieto che quei segreti fossero finalmente potuti rompere dal suo petto. Se avesse parlato a quel modo per un'ora o due, se avesse vuotato l'anima sua, indubbiamente si sarebbe sentito più leggero. Chissà se il dottore l'avesse ascoltato, se l'avesse compatito amichevolmente, egli forse, come spesso accade, si sarebbe rassegnato al suo dolore senza protestare, senza fare inutili sciocchezze. Ma accadde altrimenti. Mentre Abucì parlava, l'oltreggiato dottore si mutava visibilmente. Sul suo viso l'indifferenza e la meraviglia a poco a poco lasciarono il posto a un'espressione di offesa amara, di indignazione e di collera. I suoi lineamenti si fecero ancora più bruschi, più ruvidi e più sgradevoli. Quando Abucì gli mise sotto gli occhi la fotografia di una giovane donna, dal volto bello ma asciutto e inespressivo come quello d'una monaca e domandò se si poteva, guardando quel volto ammettere che esso fosse capace di espressioni menzognere il dottore d'un tratto balzò su con gli occhi lampeggianti e disse martellando rudemente ogni parola perché tutto questo lo dite a me? non voglio ascoltare, io non voglio, gridò e picchiò il pugno sulla tavola non ho bisogno io dei vostri volgari segreti. Che il diavolo se li porti! Guardatevi bene dal parlarmi di queste volgarità. Oppure pensate che io non sia stato ancora abbastanza offeso? Che io sia un domestico che si può offendere fino all'ultimo? Sì? Abugin indietreggiò davanti a Kirilov e lo fissò stupito. Perché mi avete condotto qua? continuò il dottore scotendo la barba. Se per capriccio vi siete sposato, se i capricci vi danno alla testa e inscenate dei melodrammi, che c'entro io? Che ho io di comune coi vostri romanzi? Lasciatemi in pace, esercitatevi nella nobile lotta a pugni, pavoneggiatevi con le idee umanitarie, sonate! Il dottore sbirciò la custodia del violoncello: sonate, tromboni e contrabbassi, ingrassate come i capponi. Ma guardatevi dallo schernire la personalità altrui e non sapete stimarla, dispensatela almeno dalla vostra attenzione. Permettete, che cosa significa tutto ciò? domandò a Bocina rossendo. Significa che è basso e ignobile giocare così con le persone. Io sono medico, e voi considerate i medici, e in generale i lavoratori, che non mandano odor di profumi e di prostituzione come i vostri lacchè, i vostri guitti. E considerateli pure così. Ma nessuno vi ha dato il diritto di fare di un uomo che soffre un accessorio teatrale. Come osate dirmi questo? domandò piano a Bougin, e il suo viso tornò a sussultare, questa volta ormai chiaramente, di collera. No, come avete osato, sapendo che ho un dolore, condurmi qui ad ascoltare delle volgarità? gridò il dottore e picchiò nuovamente il pugno sulla tavola. Chi vi ha dato il diritto di beffarvi così del dolore altrui? Voi siete impazzito, gridò Bogin. Non è generoso. Io stesso sono profondamente infelice. E. Eh, eh. Infelice? sogghignò sprezzantemente il dottore. Non pronunciate questa parola. Essa non vi riguarda. I fannulloni che non trovano denaro rilasciando cambiali si dicono pure infelici. Il cappone soffocato dal troppo grasso è anch'esso infelice. Gente da poco. Egregio signore. Voi trascendete, sibilò Abogin. Per simili parole, si può venire picchiati, capite? Abogin si cercò frettoloso nella tasca laterale, ne tirò fuori il portafogli e, cavati nei due biglietti, li scaraventò sulla tavola. Eccovi, per la vostra visita, egli disse con le narici frementi. Siete stato pagato. Guardatevi bene dall'offrirmi del denaro, gridò il dottore, e fece volare i biglietti dalla tavola sul pavimento. Un'offesa non la si paga col denaro. Abogin e il dottore stavano di fronte l'uno all'altro, e nella loro collera continuavano a recarsi a vicenda delle offese immeritate. Probabilmente mai in vita loro, nemmeno nel delirio, avevano detto cose tanto ingiuste, crudeli e sciocche. In entrambi aveva parlato con forza l'egoismo degli sventurati. Gli sventurati sono egoisti, cattivi, ingiusti, crudeli e ancor meno degli stolti capaci di comprendersi l'un l'altro. La sventura non unisce già, ma divide gli uomini. E per fin là, dove parrebbe che gli uomini dovessero essere legati dall'affinità del dolore, si commettono molte più ingiustizie e crudeltà che fra la gente relativamente soddisfatta. Favorite farmi portare a casa! gridò il dottore Ansante. A Bogì bruscamente. Nessuno essendo comparso alla sua chiamata, sonò un'altra volta e scagliò con ira il campanello sul pavimento. Quello batté sordamente sul tappeto ed emise un gemito lamentoso, come di agonia. Comparve un domestico. Dove vi eravate nascosti? Che il diavolo vi porti! Si avventò contro di lui il padrone stringendo i pugni. Dov'eri adesso? Vattene, di che per questo signore preparino il carrozzino e per me ordina di attaccar la carrozza. Aspetta, gridò quando il domestico si volse per andare via, che domani non resti nella casa nemmeno un traditore. Tutti fuori. Assumo gente nuova. Rettili. In attesa delle vetture, Aboujin e il dottore tacevano. Al primo erano già tornate l'espressione di sazietà e la fine eleganza. Egli camminava per il salotto, scotendo con bella mossa la testa, ed evidentemente architettava qualcosa. La sua collera non era ancora sbollita, ma egli faceva mostra di non accorgersi del suo nemico. Il dottore invece stava in piedi, tenendosi con una mano all'orlo della tavola e guardava Bosin con quel profondo disprezzo, un po' cinico e non bello, con cui sanno guardare soltanto il dolore e la povertà quando vedono davanti a sé la sazietà e l'eleganza. Allorché, dopo un poco. Il dottore montò in un carrozzino e partì. I suoi occhi continuarono tuttora ad avere uno sguardo sprezzante. Era buio, assai più buio che un'ora prima. La mezzaluna rossa era già sparita dietro la collina, e le nuvole che faceva alla guardia giacevano come chiazze scure accanto alle stelle. Una carrozza dai fanali rossi strepitò sulla strada e oltrepassò il dottore. Era Bocin che andava a protestare, a far sciocchezze. Per tutta la strada il dottore pensò non alla moglie, non ad Andriei, ma ad Abogin e alla gente che viveva nella casa da lui appena lasciata. I suoi pensieri erano ingiusti e umanamente crudeli. Egli giudicò severamente Abogin e sua moglie e Papsinski e tutti quelli che vivevano in una rosea penombra e odoravano di profumi. E per tutta la strada li odiò e li disprezzò fino ad averne il mal di cuore. E nella sua mente si formò, intorno a quella gente, una solida convinzione. Passerà il tempo, passerà anche il dolore di Kirilov, ma questa convinzione, ingiusta, indegna di un cuore umano, non passerà e rimarrà nella mente del dottore fino alla tomba. Fine.